Sì, hai dato un po' un'analisi, credo che abbiamo disputato un'ottima gara, forse la migliore della stagione. Abbiamo creato tantissimo, meritavamo ampiamente perché poi fondamentalmente io penso che abbia contato 8 occasioni da gol, 9, non lo so. Quindi credo che abbiamo preso un gol su una deviazione, sull'unica azione che ha fatto il Siena degna di nota e nulla, purtroppo il calcio è questo. Non posso dire che bravi ragazzi perché credo che abbiano speso e abbiano fatto una partita straordinaria, però alla fine il risultato non ci premia e dobbiamo accettarlo, anche se effettivamente sono molto arrabbiato perché tante volte basta veramente poco, no? Per poter vincere una partita. Noi ci abbiamo messo del nostro a non riuscire a realizzare un gol che... Addirittura in un'occasione ci siamo anche ostacolati, però devo dire che la prestazione della squadra è stata nettamente superiore al Siena, ma non di poco. Sono d'accordo. C'è qualcosa che non le è piaciuto dell'arbitraggio questa sera? Ma secondo me è un arbitraggio che è in linea con quello che è successo in sala stampa settimana, no? Domenica, perché fondamentalmente se uno va in sala stampa e si lamenta degli arbitri, poi vengono degli arbitri a questo livello. Credo che quest'arbitro oggi sia stato forse il peggiore in campo. Mi spiace perché poi alla fine ha arbitrato a senso unico, ammonendo i nostri, non ammonendo mai i giocatori del Siena, ha invertito falli di mano. Quindi credo che l'arbitro abbia comunque inciso in qualche modo e nulla, come al solito, niente. Andiamo avanti noi. Cerchiamo sul campo di dimostrare quello che valiamo e cerchiamo di farlo anche se magari certi arbitraggi come quello di stasera non mi sono piaciuti per nulla. Prego con le domande. Mister, intanto complimenti perché al di là del risultato si è visto un po' Gibonzi solido, si è visto un po' Gibonzi con tante idee, soprattutto con le idee anche di chi entra dalla panchina. E a proposito di chi è entrato dalla panchina, volevo capire un attimo il Vitiello che parte dalla panchina, perché è appunto è partito, perché rientrava dopo una lunga squalifica, però magari in un derby così credevo, mi ero fatto un'idea che potesse partire titolare, ecco. Io credo di premiare, cioè, Domenico è un giocatore importantissimo, però noi abbiamo giocato 3 partite senza Domenico, abbiamo fatto 2 risultati positivi. Per l'impostazione della squadra dovevo fare una scelta, mi è dispiaciuto tenerlo fuori, sapevo che durante la partita poteva diventare importante, lo è stato, ha fatto un gol straordinario, ovviamente su di lui so qual è il suo valore. Diventerà importante anche per le prossime partite, però oggi non me la sono sentita di farlo partire perché non mi sembrava giusto nei confronti di chi aveva fatto molto bene sia la domenica di Viborgo che la domenica precedente con il San Donato. Secondo me ci sono delle regole non scritte che comunque vanno rispettate per il gruppo. Fatto cambiare idea su come approcciarsi alla squadra bianconera oppure? Sicuramente il Siena è una squadra che ha forse nell'aspetto dei 3 giocatori davanti uomini pericolosi che sfruttano bene le ripartenze, sono bravi ad attaccare lo spazio. Ho voluto giocare con una difesa a 3, anche ci abbiamo giocato anche in altre occasioni per cercare di contenere, di avere almeno una parità numerica in certi frangenti e soprattutto col modulo che ha il Siena, cercare di creare un po' di più di superiorità sull'ampiezza poteva darci dei risultati. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto in maniera credo importante e praticamente penso che la partita l'abbiamo gestita bene, ecco, l'equilibrio l'abbiamo trovato in campo, io Benissimo, ripeto, eh? benissimo. Esatto, quindi che devo dire? Bene, perché siamo passati da un 3-5-2 a un 3-4-1-2, però i ragazzi adesso in questo momento mi stanno seguendo, sono in sintonia, chi entra col piglio giusto e questo può essere per noi un grosso vantaggio in prospettiva. Ma da quanto ho visto stasera sicuramente, cioè se siete candidati a vincere, penso che anche noi possiamo recitare un ruolo importante in questo campionato, però.
siamo più umili, tra virgolette, il nostro obiettivo è diverso, partiamo con obiettivi diversi, ma se poi ci troviamo, ci siamo già trovati tanti anni a lottare per i campionati, quindi non è una novità per noi, e quindi credo che abbiamo un gruppo solido che possiamo dire la nostra, e, però in questo campionato sicuramente tutte le partite servono delle insidie, quindi bisogna mettere la testa giusta e pensare già da domani a Serratezza. Ah, io credo che la prestazione della squadra ci deve dare forza, sappiamo di affrontare un'altra squadra che ha un altro modo, diciamo, di interpretazione del calcio e sta facendo bene quanto noi, e è venuta adesso da una sconfitta pesante, quindi saranno anche abbastanza arrabbiati e dobbiamo andare lì con la massima concentrazione, recuperando energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo, stasera abbiamo speso tantissimo, però ci deve dare forza questa prestazione, cioè io mi prendo la prestazione, non il risultato, ma la prestazione sicuramente è stata direi lodevole.